vorrei chiedere agli organizzatori dell'Expo: dove sono dentro questa kermesse i pescatori, i contadini, gli allevatori, i trasformatori, i formaggiai, coloro che fanno non la microeconomia, ma tutti assieme fanno la più grande macroeconomia del mondo? Carlin Petrini non li ha mandati a dire, ha scelto di partecipare all'Expo delle Idee, l'appuntamento è andato in scena all'Hangar Bicocca, e da lì ha ribadito la sua posizione critica nei confronti dell'evento. Spera Petrini di poter scongiurare il rischio di un evento schizofrenico e per questo pone due questioni. Non è più possibile concepire, se vogliamo veramente cambiare questo sistema alimentare, un fronte separato tra produzione e consumo. Non solo. E per la prima volta i contadini soffrono la fame. Ma di che cosa stiamo parlando? Questo feticcio, questo altare del libero mercato per cui si sacrificano le comunità va smantellato. Se non si risolve quel vulnus ni di un libero mercato che distrugge la dignità delle persone, tutto il resto diventa una bella kermesse, un bel letto che il nostro sistema Italia si dà.